A settembre andrà di nuovo in scena Expo Lux, il salone del lusso di Roma, in prossimità di Piazza di Spagna e precisamente a Piazza Colonna, davanti a Palazzo Chigi, nelle sale di Palazzo Ferraioli. Expo Lux è una fiera dedicata al mondo del lusso che quest'anno si arricchisce di un importante momento di B2B. Arricchendosi anche di 2 giorni in più rispetto all'edizione precedente. Durante il primo giorno saranno ammessi solo gli accrediti business, le autorità, i VIP e una top list di invitati dell'organizzazione, degli sponsor e degli espositori. La mission di Expo Lux è quella di promuovere il lusso e di promuovere il lusso quale motore dell'economia, perché incentivando i consumi si riescono anche a creare moltissimi posti di lavoro e a rilanciare il paese. È per questo motivo che l'altro anno abbiamo ricevuto anche il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, il cui ministro allora era l'onorevole Berlusconi, che ha voluto con questo suo patrocinio testimoniare la significatività di questa iniziativa, che conta anche con il patrocinio dell'Istituto per il Commercio Estero, di numerose altre istituzioni, anche a livello locale, del Comune di Roma, della Provincia di Roma, che hanno già confermato per quest'anno il loro patrocinio a questa iniziativa e l'altro anno abbiamo avuto anche la Regione Lazio, che è una regione molto importante per il lusso, perché nel Lazio sono dislocate moltissime imprese attive nel settore dell'alta gioielleria. E quindi tutte queste istituzioni hanno voluto incentivare questa manifestazione, la cui mission appunto è quella soprattutto di promuovere lavoro e occupazione in un settore che di lavoro e occupazione ne produce tantissima. Dunque, la tendenza del lusso denota una crescita del 5%. E a livello nazionale, al primo posto c'è il settore dell'alta moda, quindi dell'abbigliamento, seguito da viaggi e turismo al secondo posto, e al terzo posto c'è la gioielleria. Queste tendenze non sono omogenee su tutto il territorio nazionale, ad esempio a Milano al primo posto c'è l'alta moda, mentre a Roma al primo posto rimane la gioielleria, il settore legato al mondo dell'oro. Ad Expo Lux quest'anno abbiamo tantissimi espositori che non solo rappresentano queste 3 categorie di maggior crescita in Italia, ma abbiamo aziende un po' di tutti i settori, dalla gioielleria all'abbigliamento, dal mondo dell'arte al mondo della cultura. Abbiamo aziende che si occupano di lifestyle management con servizi di personal concierge tailor-made, abbiamo agenzie di viaggio, abbiamo moltissimi alberghi, abbiamo veramente un parterre di aziende che partecipano a questa edizione che sono numerosi. E abbiamo anche aziende internazionali che forse nella prima edizione erano un pochino meno presenti, invece quest'anno abbiamo aziende che vengono dalla Gran Bretagna, abbiamo aziende che vengono dalla Svizzera, dalla Svizzera abbiamo diverse aziende, ce n'è una in particolare che ha iniziato nel settore del luxury con un prodotto molto particolare per il settore dei bagni, realizzano dei prodotti in oro e Swarovski che sono molto, molto interessanti. Expo Lux è diverso dagli altri eventi espositivi che ci sono in Italia perché non è una fiera in senso convenzionale, gli spazi espositivi non sono organizzati come stand, ma si collocano in un palazzo nobiliare che poi è la residenza del Marchese Ferraioli, in queste sale bellissime vengono contestualizzate le diverse aziende senza interrompere quella che è l'unicità del posto. Quindi tutti questi grandi saloni comunicanti tra loro, alcuni di questi saloni sono dedicati specificamente al B2B, nello stesso palazzo avrà poi luogo anche la cena di gala con un aperitivo nella parte riservata del palazzo che usualmente non è accessibile al pubblico. E in questo contesto si crea un ambiente che vuole essere un salotto più che una fiera. Ecco, Expo Lux è una fiera, ma al tempo stesso è soprattutto un salotto dove le persone possano relazionarsi tra di loro e fare business.
Oltre agli accrediti per gli espositori, quest'anno abbiamo previsto anche i trade visitors con una quota di partecipazione che dà la possibilità di accedere alla prima giornata, che è quella a numero chiuso, e che dà la possibilità di fare appunto il B2B.